La promessa di Mkhitaryan, in caso scudetto canterò una canzone di Albano. Henrik Mkhitaryan parla e lo fa a DAZN, nel programma 1vs1. I temi sono molteplici. Dalla recente doppia vittoria sul Milan alla crisi di settembre che ha ostacolato il cammino in campionato dell'Inter. Anche se c'è una particolare frase a dare colore all'intervista, a ricordare il singolare collegamento tra la sua Armenia e l'Italia, sogno di vincere il 20° scudetto con l'Inter e prometto che, se dovesse accadere, canterò una canzone di Albano. Un passaggio particolarmente interessante è la retrospettiva sulla grande crisi dei nerazzurri di settembre. Quella in cui la squadra ha accumulato diversi punti di svantaggio dalla vetta in cui Simone Inzaghi ha sentito traballare la panchina. Poi, però, tutto si è sistemato, i primi critici siamo noi stessi, le parole dell'armeno. Sapevamo dove avremmo potuto migliorare a inizio stagione, ci siamo parlati e capiti. Alla fine non importa cosa sia successo all'inizio, l'importante è cosa possiamo fare. Non rivelerò i segreti, aggiunge, però ci sono stati momenti di confronto nello spogliatoio. Ma quello che è successo rimane lì, perché siamo una famiglia e in famiglia può succedere di tutto. L'importante è che ci siamo parlati e accordati su come andare avanti, lottando per questa maglia. Ora la testa dei giocatori dell'Inter è sulle tre competizioni da disputare, con il particolare del campionato da affrontare senza pensare al Napoli in fuga solitaria. Lo spiega lo stesso Mkhitaryan, ci sono ancora 17 partite, tutto è possibile. Lotteremo sempre. Restano però fresche negli occhi degli uomini di Inzaghi le immagini delle due stracittadine dominate tra metà gennaio e inizio febbraio, vincere due derby in 18 giorni è una cosa pazzesca, continua Mkhitaryan. Volevamo vincerli entrambi, il primo significava conquistare la Supercoppa italiana. Con la fiducia acquisita in quella partita, ci siamo poi buttati su quello di campionato, eravamo prontissimi. Giocavamo in casa con i nostri tifosi e abbiamo di nuovo dimostrato che meritavamo di vincere. Le sensazioni sono veramente incredibili e siamo contenti che Milano sia nerazzurra. Parole al miele alle orecchie dei tifosi. Infine, Mkhitaryan commenta anche la scelta di Milan Skriniar di salutare Milano a fine stagione per una nuova avventura al Paris Saint-Germain, sono molto triste che lascerà questa squadra e andrà al PSG. Ma devo solo accettare la sua scelta, perché è la sua carriera e lui è responsabile delle proprie scelte. Devo solo ringraziarlo di aver giocato 6 mesi con me per i 5 che giocheremo ancora. La fascia da capitano? Skriniar è un giocatore fortissimo anche senza. La chiusura è però per un compagno di reparto, Barella resta il talento di maggior prospettiva che conosco. Lui ci sarà anche il prossimo anno.